L'evoluzione in questa seconda stagione sarà che sicuramente la sua vita privata avrà più spazio all'interno della stagione, quindi c'è un filo rosso che ci conduce nelle sue vicende personali e familiari. Gli episodi saranno da 50 minuti invece che da 100. Ritroveremo la squadra, i suoi compagni di squadra, e si troverà ad affrontare la parte oscura e malata del mondo, come sempre, e a risolvere questi casi. Per gli appassionati del genere, insomma, è una serie vivamente consigliata. Ma quello che possono avere in comune questi due personaggi, cioè Valeria Ferro e Veronica Castello, che sono due personaggi diametralmente opposti, nell'interpretazione ho dovuto fare due lavori completamente diversi, cioè uno a esibire, uno a togliere, a scarnificare completamente, e la ferita profonda, ma ognuna di loro reagisce in modo completamente diverso, per cui in realtà non ci sono punti di contatto fra i due personaggi. C'è stata un'evoluzione, il punto di svolta non è che non arriva all'improvviso, è una preparazione alle cose della vita. Tu non lo sai, ma stai preparando un bagaglio per un viaggio, e vale sempre la pena di avere nel bagaglio le cose più diverse, no? Un eclettismo, quindi essere pronti con il costume da bagno e gli scarponi da montagna. Quindi ho sempre studiato, lavorato in quelle che sono state le mie passioni. E quando sono arrivate le occasioni, quando ero pronta, è andata bene. Ci sono stati tanti momenti difficili, ci saranno, come nella vita di tutti, nei lavori di tutti, però ci sono anche momenti di grande gratificazione. Oggi per noi è un giorno stupendo, perché presentiamo al pubblico il nostro lavoro, un lavoro di 7 mesi in cui abbiamo creduto molto, abbiamo vissuto in trasferta tutti insieme. Poi io vivo in trasferta sempre, perché da siciliana lasciare la mia terra per me è, per esempio, uno dei sacrifici più grandi, però è un mestiere che ti dà tante gioie e ci vuole anche tanto impegno, perché è un lavoro. Significa un passo verso le grandi serie internazionali, verso la contemporaneità. Noi siamo onorati che la RAI abbia scelto Non uccidere per entrare appunto nel meraviglioso mondo del binge watching. Potrete ammirare, vedere tutte le gesta della squadra mobile di Torino dal 1 giugno su Rai Play, o dal 12 giugno comunque in televisione, che è comunque il supporto classico, su Rai 2. Mai dire mai nella vita. L'anno scorso ho vissuto la bellissima occasione delle Iene, che per esempio anche quello non mi aspettavo che sarebbe potuto arrivare nella vita, ed è stata una bellissima esperienza. Il mio mestiere è il mestiere di attrice, ma quando arrivano occasioni, sai cosa? La televisione ha un'immediatezza di cui io ammiro il contatto con il pubblico. Cioè, mi piace la diretta, mi piace interagire con il pubblico, quindi se arriveranno altre occasioni belle, sì, però per il momento la mia concentrazione è sul lavoro dell'attrice, sul studiare, crescere, migliorare, interpretare, spero, avere la fortuna di interpretare sempre personaggi così belli.